Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo finalmente sul Red Dead Online Beta. Quindi non è Red Dead Redemption 2 Online, è Red Dead Online. Red Dead Online. Punto. Perché beta ragazzi? Sarà beta per un bel po', ve l'ho già spiegato nel video precedente, perché comunque ci saranno tantissime migliorie da fare. E queste sono tutte prove che sta facendo appunto la Rockstar per vedere quanto possono reggere i server, quanto può reggere il gioco, eccetera eccetera. E infatti c'è anche un ingresso scaglionato. Finalmente ho la possibilità di entrarci anch'io. Ok, Sheriff. Here they are. Tell the Marshal this ain't how we do things here. I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. Ovviamente, ragazzi, qui ci danno la possibilità di scegliere tra maschio o femmina, quindi scelta abbastanza tranquilla, no, da fare. All right, then. Quindi creazione del nostro personaggio su Red Dead Online, quindi non vedo assolutamente l'ora, ragazzi. Un po' stile GTA, ovviamente, ma andiamo alla grande, veramente, non vedo l'ora. Dopo aver messo ovviamente il nome, andiamo sull'aspetto, ragazzi. Testa 3, quindi ci sono anche varie teste, mamma mia. Una più brutta dell'altra come al solito, ma credo proprio che siano modificabili, eh. Raga, davvero una più brutta dell'altra. Iniziamo comunque anche a stabilire la carnagione del nostro personaggio, un po' abbronzatino. Età, io direi intorno... Metto la mia età? Ci sta, eh? Non è male come idea. Corporatura muscolosa, esile, atletica, media, robusta, muscolosa. Muscolosa no. Esile nemmeno. Atletica, dai. Corrucciata, forma occhi e fronte. Ah. Quindi c'è una piccola... personalizzazione. Naso sottile, all'insù a uncino. Neutrale. Sottile. Proviamo sottile. Bocca e labbra neutrali, va benissimo perché non li vediamo nemmeno. Forma mascella e mento. Neutrale, squadrato, ovale. Neutrale. Orecchie grandi, piccole, penzolanti, ma di che parlo? Mamma mia, no! Vediamo... direi neutrali, dai. Guance magre o un po' paffutelle, sorriso smagliante, d'oro... Peccato che non si può vedere per colpa dei baffi, raga. Oh, barba e baffi, porca miseria, nobile no. Vediamo un attimo di togliere, più che altro per scegliere le altre parti. Quindi denti, sorriso smagliante, d'oro, otturazioni saltate, che brutta roba, raga. Da zotici, mamma mia. Da cadavere, per favore, no. Senza denti potrebbe essere un'alternativa. Da bifolchi, sorriso smagliante. Dai, almeno li abbiamo i denti, ragazzi. D'oro no. D'oro no, ma un po' di denti. Non possono essere puliti perché a quel tempo era difficilissima come roba. Per quanto riguarda invece, proviamo ancora a vedere un attimo. Abbiamo bassa, alta, da sbaciucchiatore, davvero? Piccole, neutrali. Dai, lasciamo così. Comunque sta venendo fuori un bel ragazzo, dai. Allora, capelli, lunghi, riga a destra. Legati, morbidi, no. Dai, stempiato no, dai. Lunghi impomatati all'indietro, non lo so. Iniziamo a togliere anche sto colore, per favore. Mettiamo il nostro... Quanti sono? 17 colori, quindi io direi di andare sul tranquillo. Vediamo questo com'è. Sul grey, no. Ni. Perché stanno sempre sul grigio, poi. Forse questo, quello più corretto. Ok. Allora, stavo dicendo impomatati, taglio selvaggio, fa schifo, così no, dai, no, no, calvo nemmeno, così è proprio tranquillone,
Direi di no neanche questo. Radi, ma perché? Ma da questo lato come sono conciati? Folti, riga al centro. Ah, mamma mia, uno più brutto dell'altro però le acconciature, raga, veramente. Cioè, alla fine veramente il più bello è questo, scusate, ma sul serio. Vabbè, anche impomatati non erano male, anche così, però così sembro veramente un pirla. Lasciamoli così, dai, lasciamoli così, sembra... Sta bene, sta bene. Andiamo su, barba corta. Tricheco. Marinaresco. Vabbè, a parte che poi penso che in game ce li faranno cambiare, se andiamo tipo dal parrucchiere. Nobile no, Arcadia no. Pizzetto no, senza barba. Io direi pizzetto quasi quasi, giusto proprio per fare un po' lo sceriffo dei miei stivali. Potrebbe essere carina l'idea della cicatrice sul lato dei capelli lunghi, proprio come se volesse nasconderla, no? Si può anche creare un personaggio magari che ha una storia. Quindi, siccome la vuole nascondere, nel lato dei capelli lunghi fa un attimo sta roba qua. Ah, personalizza, raga, la X non l'ho mai guardata. Forma occhi e fronte X, personalizza, guardate qua. E dai, allora è tutta un'altra roba, ragazzi. Cioè, c'è una personalizzazione fatta anche abbastanza bene. Allora è meglio lento. Bello. Chiarezza, bello. Dai, figata. Invece, timbro forse più aggressivo se lo porto più avanti. Comunque, vedete. Eh sì. È sempre più veloce praticamente. Che tosto! Accetta o indietro, capite? Accettiamo. Io spero ovviamente, ragazzi, che ci sia la possibilità di modificare durante il gioco, durante il gameplay. Spero proprio di sì, ma penso che si possa fare. Comunque ci sono i barbieri, perché no? Cioè, credo che sia una cosa fattibilissima. Alcuni mesi dopo, eh. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton! Kitchen's aid staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves! What are you standing there for? Get moving! What are you looking at? Go on! Get moving! You! You! You with the hammer! And you, you'll do. We need to perform a work detail out in Valentine. Come on, get in. Open the gate. Come on, Milliken. I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken. Throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not.
Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, Clee. Okay. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Come along. E quindi si parte così, ragazzi, subito in missione. Guardate che faccia proprio... È corretto, secondo me, questo personaggio. È veramente una figata. Dove ci porta? Cioè, non ci credo, siamo online, ragazzi. Questo è Red Dead Online. It's not much of an animal, but they haven't got far to ride. Yeah, I waited on them moving you some weeks. I can wait a while longer. Ready? Wonderful. Vai. Spacchiamo tutto. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. E chi è il tuo datore di lavoro, raga? Cioè, cosa sta succedendo, ragazzi? 6 months at Sisica Penitentiary. Awaiting a hanging for a murder you did not commit must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, in body or in spirit. I hope I am right about that. Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. Still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you, forget you were in there at all. That would be fine, of course, but you will listen to my mistress first. She spent a good sum getting you folks out. You owe her an audience, at least. You've been away for a while, so we'll help you get set up in the world. And if you want to accept our offer, you can. That's more than reasonable. And freedom out on the range can wait a few moments longer, can't it? Good. As soon as we're done, you can find your old posse. Or try and start a new one. You'll have money in your pocket to go to the store with. And there'll be chances to make more, if that's what you're after. And chances to raise hell, too, if you feel you're in the need of them. Okay. We haven't got far to go now. Cioè, è tutto molto strano, comunque. Chi è quest'uomo? Cioè, perché ci ha liberati? Ma dove ci ha portato? Subito questo primo impatto. È ansiosa di conoscerti? Siamo messi malissimo noi, eh? Dobbiamo impomatarci. We're back. Hello. Jessica, the clerk, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of three men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far.
And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Ecco qua ragazzi anche i vestiti, quindi possiamo ovviamente personalizzare già all'inizio della nostra avventura il nostro personaggio. Abbiamo un cappello da cacciatore silenzioso e cappello da piantagione, che figo però. Vediamo, così, così o così, ma non mi piace, quindi io direi da cacciatore silenzioso così, così o così. Guardate che è buggata la colorazione, la vedete? Io direi così va bene. Questo si intona un po' col... ma non mi piace, non si deve intonare. Ok, ci siamo per il cappello. Per quanto riguarda invece il gilet, vediamo che tipologie ci danno già da poter indossare. Ok, io direi questo. Però gli altri quali sono? Di cervo, ma... ah, non erano malvagi, eh. Proviamo ancora quel cappello come si vede da... dalla distanza. Dai, dai, è figo così, ragazzi. Anche se non si vede la faccia, però, porca miseria. Allora, camicia... no, io direi camicia. Stiamo sempre sull'oscuro. Siamo un personaggio che comunque deve stare un po' in incognito, no? Così, dai. Attenzione, chiudendo il guardaroba renderai definitivi i tuoi abiti di partenza. Vuoi davvero uscire? Sì. Quindi questa è una roba definitiva, gli abiti di partenza. That looks more comfortable. Hawley? Here, madam. Your very good health. I suppose it beats dying, Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are, the people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife. Society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet, get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to... non si è vista la faccia da pirla per colpa del cappello. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps.
I think he'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Horley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And where are we headed? Seleziona la posizione del tuo accampamento e Cripps lo allestirà per te. Al prossimo ingresso nel Free Roam potrai pagare un piccolo extra per spostare nuovamente l'accampamento. Quindi adesso io praticamente decido dove accamparmi? Ale Miracle, livello 1 probabilmente, accampamento, posizione dell'accampamento, accampamento piccolo perché? Ah, quando un accampamento grande può ospitare fino a 7 membri della posse, ok, invece fino a 4 membri un accampamento piccolo. Earthlands, quindi per forza in questa zona. Oh, sir, while Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Figata ragazzi, adesso siamo già liberi e qui siamo nel mondo di Red Dead Online. Eccoci qua con il nostro personaggio. E a questo punto ragazzi vedo che i comandi sono molto simili. Non c'è un granché, anche graficamente ci siamo, non vedo molte differenze. Però pensare che qui intorno ci sono altri utenti online che potrebbero farmi, diciamo, la pelle, quindi potrebbero esserci scontri a fuoco, la cosa mi fa stare molto più attenta a quello che c'è intorno e a capire un attimo che cavolo sta succedendo. Comunque ragazzi, che dire, la qualità grafica un pochino cala, ma penso che sia proprio perché siamo in un mondo online. Io non so cosa dire ragazzi, è stupendo, io vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere tutto quello che pensate nei commenti, se vi piace, se è bella l'idea, se siete contenti che Rockstar abbia implementato questa cosa anche in un gioco come Red Dead Redemption. E a sto punto ragazzi ci si becca online e magari riuscirò anche a fare qualche video casuale su questo gioco, ecco, su questa modalità, perché poi ci sono tantissime modalità all'interno, si parla anche di un Battle Royale, quindi c'è veramente tanta roba, c'è tanta roba da scoprire e lo scopriremo molto probabilmente più avanti. Adesso farò delle prove di gioco, probabilmente lo porterò in live su Twitch per fare un po' di casino, vedremo. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo nel prossimo video con Red Dead Redemption Online. Anzi, Red Dead Online. Bella! Slefty!